semifinale d'andata protagonista di questo match che vede in campo due delle quattro squadre che possono ancora giocarsi il titolo. Squadre in campo, tutto pronto con il St. Patrick's Athletic che affronta il Barcellona. Oggi si trovano di fronte per il primo round delle semifinali, ma solo una potrà lottare per aggiudicarsi il titolo di campione d'Europa. Comunque vada a finire, oggi c'è sempre il ritorno da giocare. Questo potrebbe portare i due tecnici a non correre troppi rischi, dipenderà molto da come si metterà la partita. Più si va avanti in Champions, ovviamente più cresce la tensione. Se i giocatori sentono così tanto la partita di andata delle semifinali, non oso immaginare come reagiranno una volta in finale, eh? Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione con cui si schierano in campo quest'oggi. Tecnico che ha scelto un 4-5-1 però a trazione anteriore. Probabile che i due esterni di centrocampo saliranno per dare una mano all'unica punta in fase di possesso palla, andando a formare un 4-3-3. Squadra che solitamente ama pressare a tutto campo per impedire agli avversari di impostare il gioco. È una tattica precisa che evidentemente deve dare le giuste garanzie. Penso proprio di Pierre. Non si può improvvisare il pressing, sarebbe controproducente. Oltre che un inutile spreco di energie, devono aiutarsi a vicenda, raddoppiare le marcature, solo così possono ottenere il risultato sperato. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Attenzione a Suarez. Attenzione a Jordi Alba. Palla in mezzo verso Suarez. Hanno messo il pallone. Ha provato la botta al volo. Questo poteva essere davvero il gol dell'anno. Buona la coordinazione. Ha impattato bene la palla. Ne è uscita fuori una conclusione, beh, solo leggermente imprecisa. La saltata di netto. Mauri, una vera e propria bordata. Il portiere non poteva farci nulla. Forse è rimasto un po' sorpreso vista la distanza. Un gol fantastico, praticamente ha tirato da casa sua. Oh là là, che gol! Un gol meraviglioso, Pier. Gli hanno lasciato troppo spazio e lui ne ha approfittato. Aveva spazio davanti a sé, non ci ha pensato. E forse con un giocatore così bisogna andare sempre molto attenti nella marcatura. Il tecnico è sicuramente contento per il gol. Era importante passare in vantaggio. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Sergio Busquets. Il difensore è un puro su questo tiro. C'è stata la deviazione del difensore, sarà dunque calcio d'angolo.
dovevano sfruttare meglio questo corner, invece sarà rimessa dal fondo. Intanto qui la regia ci ripropone l'azione del gol con il quale si sono portati in vantaggio. Bordata impressionante da fuori, che potenza! Interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Suarez, palla vagante, intervento efficace, occhio al tiro di Messi, conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio, si è lasciato ingolosire, sperava sicuramente miglior sorte. Ci sono metri a disposizione. Attenzione, pericolo. Conclusione da vedere e rivedere, Stefano. Gol di rara bellezza. Mamma mia, Pierre, ma se colpiva il portiere rischiava di mandarlo in porta con tutta la palla. Pazzesco. A memoria non ne ricordo molti altri così potenti. Un tiro al volo che non lascia scampo al portiere. Un gol bellissimo. Ha cercato la soluzione calciando di prima intenzione. Un grande controllo. Rivediamo questo gol da un'altra angolazione. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Busquets. Rijkaard recupera palla. Messi. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Attenzione a Suarez. Occasione per accorciare le distanze. Attenzione. E non sbaglia. Sono ancora vivi. Sono ancora in partita. Non si sono arresi nonostante il doppio svantaggio. Altri al loro posto avrebbero rischiato l'imbarcata. Il portiere non poteva nulla, palla in buca d'angolo. Frutto di un tiro molto angolato e preciso. Si è presentata l'occasione e non ha sbagliato. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. Il punteggio adesso è di 2-1. Rijkaard recupera palla. Suarez. Pallone interessante di Suarez. Coutinho! E il portiere. Chiara occasione da gol qui, può arrivare il rosso, attenzione. Ed è cartellino rosso, rosso. Chiara occasione da gol. Espulsione obbligata. Direttore di gara che ferma giustamente il gioco. Questa è un'entrata nettamente fallosa, in scivolata. Lo hanno visto tutti, troppo evidente. Sono sicuro che anche l'autore del fallo se n'è accorto. Attenzione Messi sul pallone. Cosa ci aspettiamo da lì, eh? La solita magia? Portiere che qui può tirare un sospiro di sollievo. Sì, sembrava battuto. Per sua fortuna la punizione è terminata di poco sopra la traversa. Gabr. Passaggio impreciso, pallone intercettato. Lo ferma ma non controlla. Fernando.
Hernandez si porta la più 2 con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire, questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Splendido gol di prima intenzione al volo. Davvero una giocata incredibile, Pier, incredibile. La regia ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura. Risultato che soddisfa sicuramente l'allenatore. Finora c'è stata una sola squadra in campo. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Sergio Busquets. Piqué. Busquets. Hidetoshi Nakata. Sergio Busquets. Luis Suarez. Grande recupero. Fernandez. Attenzione, rete! Ha trovato 2 gol, ha confermato la sensazione di essere in grande forma, gli avversari devono marcarlo meglio. Possiamo apprezzare meglio il gol visto anche da un'altra prospettiva. Tecnico che appare visibilmente rilassato a poco campo ora, risultato che non sembra al momento in discussione. È un gol che mette il punto esclamativo alla loro partita e aumenta il vantaggio. Rijkaard riconquista il possesso. Hidetoshi Nakata. Una stagione e mezza a Roma è bastata a Hidetoshi Nakata per diventare arbitro che qui potrebbe tirar fuori il cartellino. È giallo, ma qui ha rischiato. Eh già, poteva starci un cartellino di un altro colore. Probabilmente l'arbitro non se l'è sentita. Intervento in scivolata, ma che prende nettamente le gambe dell'avversario e non il pallone. Il replay, come vedete, evidenzia l'intervento falloso in scivolata. Deve frenare la sua irruenza. È tutto pronto! Potrebbe anche provare la botta da lì, anche se è piuttosto distante dalla porta. Prova Luis Suarez. Conclusione al volo, a pochi centimetri dal gol. Un gesto tecnico notevole. È stato bravissimo, avrebbe meritato maggior fortuna qui. Passaggio di Messi che viene intercettato. Crossa verso il centro. Intervento facile per il portiere. Si giocherà un tocco verticale interessante. Ecco il tiro. E c'è il gol. Palla in rete. Grande ripartenza, grande corsa. 30 metri, non lascia scampo. Comincia a diventare molto pesante la situazione per gli avversari. Pierluigi, siamo arrivati a livelli imbarazzanti. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. Squadra che sembra aver inserito il pilota automatico, il tecnico può allentare un po' la tensione. Fin qui sta andando tutto per il verso giusto. È una partita a senso unico, davvero. Sergio Busquets, Luis Suarez, il pistolero Luis Suarez è probabilmente tra i più forti attaccanti in circolazione, pochi vedono la porta come lui. Coutinho, un tiro da 20. Hanno fatto ciò che volevano nei primi 45, gli avversari sono in grande difficoltà. Se non si danno una svegliata rischiano di dire addio alla possibilità di disputare la finale, ancora prima di scendere in campo nel match di ritorno.
Comincia il secondo tempo, complicato ovviamente il recupero, grande distanza fra le due squadre. Passaggio di Messi che viene intercettato. A sorpresa, almeno secondo i pronostici della vigilia, la gara sembra aver assunto una splendida qui Coutinho. Palla che termina fuori, rimessa dal fondo. Si sta rivelando uno dei migliori, almeno finora. Ha avuto diverse palle gol, riuscendo a infilare il portiere in una circostanza, ma se continua così potrebbe aggiornare presto il suo score personale. Primo tempo in cui ha fatto davvero cose straordinarie, con giocare la ripresa con enorme entusiasmo addosso. Ha dato a metri, prova ad andare, attenzione, rete! Un gol da grande opportunista, facile, bisogna essere nel posto giusto al momento giusto. Rivediamo il gol che aumenta ulteriormente il margine di sicurezza. Li stanno umiliando Pierluigi. Gol che ci viene mostrato da altra angolazione. Risultato che soddisfa sicuramente l'allenatore. Finora c'è stata una sola squadra in campo. Con questa rete aumentano ulteriormente il proprio vantaggio. Ivan Rakitic. Si ripartirà con la rimessa per il Barcellona. Ottimi i suoi passaggi oggi. Ivan Rakitic. Jordi Alba. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Just to let you know, the club shop is open after today's game. If you'd like to get your tickets for the next game or club merchandise. Calcio di punizione dunque per il Barcellona. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Piqué. Ivan Rakitic, prova Luis Suarez. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me è la scelta giusta, al momento giusto, Pier. Jordi Alba, provano ad aprire la scatola difensiva avversaria. Occhio alla botta, ribatte il difensore. Punta l'area. E c'è il tiro. Che gol! Splendida rete! Una giornata che non dimenticherà, è arrivata la tripletta. Tre gol per lui, una giornata fantastica. Sì, sembra davvero inarrestabile, Pier. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. Con questo gol aumentano dunque il proprio vantaggio. Un altro ottimo tocco. Messi.
Passaggio di Messi che viene intercettato. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Può avanzare a spazio. Palla messa dentro. Può controllare palla senza fretta. Rakitic. Coutinho. Vidal. Coutinho. Squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto. C'è bisogno di forze fresche. Occhio alla botta. Pronto a battere il calcio d'angolo. Sta per arrivare il momento del cambio. Occhio al corner. E il pallone finisce in gol. Hanno provato a lungo evidentemente questa situazione ed è arrivato il gol. Gli episodi sono determinanti. Questo è un bel gol sul calcio d'angolo. Bel gol, certamente, ma ci sono anche le responsabilità della difesa. Davvero un bel calcio d'angolo. Palla in rete dopo la battuta dalla sinistra. Gol che ci viene mostrato da altra angolazione. L'allenatore può essere soddisfatto, direi, di come sta giocando oggi la sua squadra. Stanno dominando il match. È una distanza profondissima quella che separa le due squadre. Vidal. Matteo, bordocampo, quanto manca alla fine? Ne sono passati 85 di minuti, ne restano altri 5 da giocare. Grazie a Matteo Barzagli, lo sentiremo nuovamente in caso di ulteriori aggiornamenti. Gabriel. Ancora 3 minuti da giocare. Prova la botta. Si avvicina la bandierina per il calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Non corre rischi, sceglie i pugni. Ed ecco il fischio dell'arbitro, gara davvero senza storia. Ha fatto cose eccezionali oggi, era in grande condizione, lo ha dimostrato per tutto il match. Vittoria e tripletta personale. Beh, non poteva sperare in una giornata migliore. È stato tra i più bravi, un vero trascinatore, leader. Fernandes si porta la più 2 con questo gol, un margine abbastanza rassicurante.